Salve a tutti amici dal cuore rosanero, qui è Rosanero Podcast che vi parla. Buon inizio settimana a tutti, il podcast non può che iniziare con quelli che sono i lavori che proseguono a tutto spiano in casa Palermo. Lavori che procedono incalzantemente per allestire quella che sarà la Rosa 2022-2023 che dovrà disputare il campionato di Serie B. In ambo i lati, in entrata e in uscita, ci sono succose novità. Andando per ordine, io mi occuperei per prima delle cessioni. Manca infatti solamente l'ufficialità dell'addio di Giron e di Dall'Oglio, rispettivamente al Crotone e all'Avellino. Dispiace un po' perché questi due calciatori sono stati di fatto dei perni di quello che è stato il campionato dell'anno scorso, però va da sé che la società deve fare le sue scelte. Andando avanti su quella che però rimane attualmente solamente una voce, ancora una volta protagonista del mercato in uscita è Gregorio Luperini, accostato in questi ultimi giorni alla corte del Perugia. Il corteggiamento infatti della compagine perugina sembra essere sempre più insistente nei confronti del nostro Luperini. Ripeto, non c'è nulla di ufficiale, però sinceramente mi dispiacerebbe parecchio perdere questa importante pedina per Baldini, che di esperienza in Serie B ne ha accumulata. Non ci resta, come dico sempre, attendere riscontri futuri. E adesso entriamo in quello che è il mercato in entrata, poiché sicuramente con la cessione di Giron e Dall'Oglio la plusvalenza è utile per reinvestire su nuovi calciatori. Palermo infatti si è subito mosso per il mercato in entrata, diciamo contemporaneamente se vogliamo, e andando per ordine inizierei su quelle che sono le trattative verosimili. È infatti praticamente fatta per Ionut Nedelseru, esperto difensore rumeno ormai ex Crotone. Pare infatti che già da questa settimana il calciatore dovrebbe raggiungere Palermo. E questa secondo me è una pedina molto importante per quella che è la difesa del Palermo, in quanto il classe 96 ha sì esperienza che voglia di mettersi in mostra. Sembra quasi fatta anche per Matteo Stoppa, attaccante adattabile a centrocampista offensivo di proprietà della Sampdoria, ma che ha giocato finora alla Juve Stabia in prestito. 11 gol per lui in Serie C, quindi un calciatore con il vizietto del gol sicuramente, molto giovane perché è un classe 2000 e a mio parere è un'ottima alternativa a Felici. Anche in questo caso pare che manchi solo l'ufficialità. Personalmente sono molto contento che Stop abbia deciso di indossare la maglia del Palermo. In aggiunta sembra in arrivo il terzino sinistro Marco Sala. Anch'egli molto giovane, un classe 99 di proprietà del Sassuolo, che ha disputato le ultime 28 partite al Crotone. Nonostante l'età, vanta ben 93 presenze in Serie B, rispettivamente tra Entella, Spalla e appunto Crotone. Anche questo innesto è un giovane di prospettiva che ha voglia di mettersi in mostra ed a mio parere giocherà subito titolare. Spero dunque che il professionista non veda l'ora di indossare la nostra maglia. Finora abbiamo parlato di quelli che sono le voci verosimili di mercato, cioè quelli che a quanto pare manca solo la firma. Tuttavia, il lavoro di Renzo Castagnini pare che sia in definizione per portare altre 4 risorse alla rosa del Palermo. Parliamo infatti di Giacomo Calò, un mediano di proprietà del Genova, che è stato in prestito al Benevento collezionando ben 34 presenze. Quindi un buon giocatore di esperienza che potrebbe sicuramente dare una mano a questo Palermo. Altresì, altra voce di corridoio, quella relativa a Jacomo Segre. Anche in questo caso un centrocampista di proprietà del Torino, ma che ha giocato l'ultima stagione al Perugia, collezionando ben 37 presenze e un gol. Ma non abbiamo finito qua. Come vi dicevo, gli innesti sarebbero 4. Gli altri 2 giovani, infatti, di cui uno già ve ne avevo parlato nelle scorse puntate, sarebbero rispettivamente Edoardo Pierozzi, terzino destro di proprietà della Fiorentina, e la nuova voce riguarderebbe invece Mladen Devetak, un classe 99 di ruolo esterno difensivo di proprietà del Vojvodina, una squadra che milita nella Serie A serba.
In entrambi i casi, sinceramente, non mi dispiacerebbe avere innesti del genere da poter utilizzare durante il campionato. Altresì, sinceramente, per il centrocampo vedrei Jacopo Segre molto più quotato rispetto a Calò. Ovviamente, se la società decide su entrambi, non sarei di certo scontento, però se dovessi scegliere tra uno dei due centrocampisti, opterei per Jacopo Segre sicuramente. Ebbene, siamo quasi in chiusura, avendo citato tutte quelle che sono le notizie di mercato più importanti che riguardano il Palermo Football Club. Come immaginavo, c'è tanta carne al fuoco, specialmente in quelli che sono gli acquisti. Attendiamo dunque l'arrivo dei primi tre calciatori che vi ho citato in questa puntata del podcast, perché, ripeto, mi sono informato anche il grande Gianluca Di Marzio dà per certo appunto l'arrivo di Nedelseru, Sala e Stoppa in casa Palermo. Per quanto riguarda le altre notizie, non ci resta che aspettare, francamente sperare che almeno due su tre di queste pedine sposino la causa rosanero. In attesa di maggiori informazioni a riguardo, non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto, mandare un grande abbraccio a tutti gli iscritti e chi ha lasciato like e commento. Ribadisco un grazie gigante. La puntata del podcast termina qui. Forza Palermo, sempre e comunque. Ciao!